per avere accesso a quel contenuto. La dico adesso questa cosa perché sennò poi me la scordo, perché ho sentito questa cosa qua, prima tu hai parlato dei giornali e mi è venuto questo pensiero, ve lo dico prima di scordarlo perché sono piccole cose ma tutte fondamentali. Una volta con Clint non era possibile taggare ogni pagina. Nel senso che io entravo nel mio web documentario, nel mio sito dove c'era caricato questo web documentario, e qualsiasi pagina io andassi a visionare, la mia striscia di URL rimaneva la stessa. E uno dice: chi se ne importa? Se ne importa parecchio quando vai a vendere il contenuto alla stampa, per esempio, che ti dice: eh no, io voglio avere la possibilità di taggare ogni pagina in un certo modo, in modo tale da dare la possibilità all'utente di andarsi a vedere quel contenuto lì. Faccio questo esempio su è successo che per un web documentario che si intitola Dio esiste ma non ne ho le prove, tutto un web documentario sulla sindone, la stampa era molto interessata ad acquistare questo contenuto. È successo che non sono riusciti alla fine a arrivare a una conclusione di questo contratto, che comunque sarebbe stato misero, eccetera, però insomma era già qualcosa. Proprio perché ogni pagina, l'URL di tutte le pagine era la stessa. Adesso invece no, per cui ve lo dico perché un domani che voi andate dalla stampa a vendere un vostro contenuto, voi potete dire: ogni pagina ha un suo proprio URL, questo per i giornali è una roba fondamentale. Scusate, mi sono dimenticata di dirvi una cosa prima, quindi faccio un passettino indietro rispetto alla versione Lite Pro. Qui vedete che avete menu e map. Queste sono le due cose di base che io ho in tutte e due le versioni, anche nella versione Lite ce l'ho. Nel menu io posso andare a caricare le sequenze che io voglio nell'ordine che voglio, in modo tale che l'utente può sempre avere accesso, appunto, come se fosse una sorta di indice del web doc, ed è abbastanza fondamentale questa cosa qua. Pronto. Invece map io posso inserire un pezzo, io adesso ho messo Bari, un pezzo di Google Maps per localizzare. Adesso noi, insomma, Bari, ho messo Bari e basta, però teoricamente rispetto ai web documentari che vi ho fatto vedere potevo taggare ogni sequenza, ogni web documentario citato con la mappa del luogo in cui era stato fatto, piuttosto che. Questo ce l'ho di base. Nella versione Pro io posso aggiungere altri due bottoni nel menu del player, e quindi metterci, non lo so, colori, adesso pensando ai Rise, colori e facce, e allora l'utente potrà ogni volta. Poi è ovvio che nella versione Lite io posso aggirare questo ostacolo mettendo un bottone su tutte le mie sequenze che mi riporta alle facce piuttosto che ai colori, però comunque è diverso perché non sarà sulla mia stringa del player, e quindi per l'internauta è una roba appiccicata in più, non è la possibilità che io metto play, suono, non suono, Facebook, non Facebook, embed, non embed, mappa, facce, colori. È una roba, un bottone altro. Se non ci sono domande, io chiuderei qua questa panoramica generale e dopo la pausa entrerei dentro Clint a lavorarci. Allora, qui dipende da voi, nel senso che chi vuole, chi ha un proprio progetto di cui ha già dei materiali e vuole utilizzarlo, perché no? Cioè è molto più interessante lavorare con una sola nota rispetto a questo. Tante volte. Oggi io vorrei che imparassimo a utilizzare Clint. Tante volte quando uno utilizza il proprio materiale,
magari è più attento a vedere, no, quella roba esteticamente dovrebbe essere fatta così, però concettualmente invece vi chiedo anche se utilizzate del materiale vostro, di pensare un po' alla tecnica oggi, che non vuol dire mettere da parte i contenuti, i concetti, l'estetica, eccetera, però sulla bilancia di... Poi avrete modo successivamente di definire meglio, pulire, colorare, fare. Oggi impariamo a usarla. Bisogna una pausa. Oggi impariamo a usarla. Oh, usarlo. Per chi Yes. non ha materiale proprio, Per chi non ha materiale, può fare quello che vuole nella misura in cui può, dal momento che Clint ospita testi, immagini, video, link a YouTube, audio, può o creare, però lì mi dovete dire voi come vi viene meglio, o creare dal niente, cioè avete due fotografie dei vostri cugini al mare sul vostro desktop e le andate a legare in diversi modi, una più grossa e una più piccola, una a destra, una a sinistra, una messa così, una messa cosà, a una musica che c'è sul vostro computer, a un video che avete scaricato da YouTube, per dire, giusto appunto per imparare la tecnica. Perché l'altra idea che avevo, però mi spiace un po' in un... Cioè rispetto, anche per questo vi ho fatto dire chi siete, cosa volete, un fiorino, perché mi sembra che di base il vostro interesse sia, ok, voglio imparare a usare i software di montaggio interattivo, ma non perché sono un ingegnere o un informatico, ma perché sono interessato ai contenuti. E quindi mi dispiacerebbe un po' utilizzare questa cosa, ma se voi volete va bene. Io vi faccio vedere una roba e vi do io i testi, i video, le immagini e voi dovete ricreare quella roba lì a partire da quei testi, quelle immagini, quei video, in modo tale da capire come si fa a fare una cosa e come si fa a fare l'altra. Mi sembra più bello invece che ci sia, è vero che dobbiamo essere più attenti alla tecnica oggi, però che ci sia anche un po' un intervento creativo, se no uno si annoia un pochito. Decidete voi, cioè, Sì, durante la pausa o durante, ognuno insomma. può fare quello che vuole. Ce l'avete tutti il computer? No. Sì, possiamo far da un altro, come l'hai detto subito? Lo facciamo da un altro e scarico qui. Lo facciamo da uno Basta dirlo a Edoardo. Cioè, un uomo mito. E quindi da dopo la pausa abbiamo tutti il computer e possiamo buttarci. Ognuno di voi, appunto, è libero di fare quello che vuole, come preferisce. Chi ha un proprio progetto si faccia il proprio progetto, chi non ce l'ha, io posso dirvi fate questo, quello, quello, quell'altro, oppure andate un po' così a braccio, scaricando delle cose, prendendo delle cose. Se tu non ce l'hai, non c'hai il computer, eccetera, si possono scaricare delle robe da internet. O vi posso dare, cioè, tipo, così ti guardo in faccia e dico, poi tu mi vuoi dire, vai a fare la pausa che è meglio. Poi tu puoi concentrarti su fare la presentazione di quest'aula, per dire. E allora io creo un montaggio interattivo su la lezione, o meglio, i partecipanti dell'aula. E allora faccio una roba, poi andremo a vedere le funzionalità, però faccio una foto, me la scarico, e se vuoi lo faccio io, se tu non hai l'apparecchiatura, faccio una foto, me la scarico, chiedo a ognuno di loro come si chiama, gli metto la mail, se loro sono d'accordo a condividerla, e la presentazione che hanno dato. E quindi io ho foto, 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 che ho tutte dentro una sequenza, esattamente come siete messi a voi, anzi, foto. Poi foto, 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 cliccando su ognuno di voi mi si apre una casella di testo in cui io ci metto nome, professione, abitazione e cosa voglio fare nella vita. E sotto però decido che ogni persona la guardo in faccia e decido che a quella persona gli sta bene una musica così, per dire. Questo potrebbe essere un lavoro, tra virgolette, semplice, carino, poi magari anche da tenere tra di noi, che ci ricordiamo di quelle e di quell'altro, e in cui posso veramente utilizzare tutte le funzionalità che Clint mi offre, le sequenze, le sottosequenze e tutto quello che andremo a vedere. Stop. Facciamo una pausa, dai. Sono... Ah, ok.
Aspettate, è mezzogiorno, facciamo pausa che mangiamo, così ce la togliamo, sennò poi dobbiamo fare un'altra pausa. Cosa ne pensate voi? Scusate, io sono contro le pause. Yes, e facciamo merenda. Ci siamo, sì. Ok, allora lo faccio dopo questo. Quindi clicchiamo su New e diamo, ci appare questa cosa e diamo un titolo qui al nostro progetto. Se vogliamo, gli scriviamo una descrizione e qua possiamo mettere delle tag. Queste servono anche per essere rintracciabili sul web. Lasciamo per il momento le dimensioni del player così come sono, sapendo però che abbiamo due possibilità più infinite, ovvero 16 noni. Abbiamo queste due possibilità di base, ma abbiamo anche custom. Io di base ve lo sconsiglio, almeno per il momento, nel senso che in genere su cliente è meglio lavorare sui 16 noni. Poi però se avete delle cose particolari voi potete mettere le dimensioni che volete. Cliccando qui vi dà la possibilità di inserire i valori che preferite. E cliccate su Create. Fatto tutti? Procediamo. Io adesso ho creato questo. Come vedete, appena clicco qui sopra, è un problema vederlo così, sto coso, mannaggia. Vabbè. Appena lo apro, lui mi crea già di base una sequenza, che è la sequenza iniziale. Successivamente io potrò cambiare questa cosa, potrà non essere più la sequenza iniziale, però per il momento lo è. Ed è una sequenza che si chiama Home. La pagina che stiamo vedendo è lo storyboard, quello che Clint chiama storyboard, nel quale io vado a caricare la struttura del progetto, per cui vado a mettere le sequenze. E a collegarle, adesso passo passo vediamo come, e a collegarle tra loro per avere poi una roba. Ce l'avessi qua. Gna gna gna, dove ce l'ho? Allora, non la trovo qua, vediamo se c'è connessione, ve la faccio vedere di qua. Qual è il risultato, per esempio, della formazione che ho preparato. Non voglio farvi vedere gli strafatti miei, ma qui avevo caricato in una notte di disperazione, così capite anche cosa vuol dire davvero montare su Clint. Stamattina, cioè, questo è bellissimo. È vicino, ma è una meraviglia. Tarata, Sunny Goal. È anche un bel set cinematografico, al di là del bar che va con la moto. Scusate, arriva. Eccola qua. Questa è la vostra formazione. Quindi su quella pagina storyboard, quando avete completato un progetto, questo è un progetto semplice. In realtà, i web documentari, questa roba qua è il primo giorno di lavoro. Però questo è. Abbiamo tutte le sequenze e abbiamo i link tra le sequenze. Donc, torniamo su Clint. Io vedo questa home, questa mia prima sequenza. Vedo sulla destra questa colonnina, però io ho un problema che non vedo bene di là. Perché
Perché mi ha di nuovo scompaginato tutto qui? Vediamo se... Vedi che non vedo a destra e non riesco neanche a rimpicciolirlo. Ma prima avevo fatto una cosa magica, ti ricordi cosa avevo fatto? Non mi ricordo più. Ah, vedi, così vedi un po'. Ah, però il problema è sul tuo schermo. Yes. Scusate, ma... Guarda, sarebbe un occhio, c'è qualche foto, sarebbe... Come ieri. Come ieri, sì. Però poi le devi caricare. No. No, faccio pure. Vabbè. Come vedi la connessione qua. Facciamo così. Allora, scusate, qui io ho il nome della mia sequenza. Il consiglio è anche all'inizio, in cui avete magari, vi è venuta l'idea, avete fretta di caricare, prendetevi sempre un attimo di tempo per titolare le vostre sequenze e nel caso ora vediamo di colorarle, perché nel momento in cui avete caricato un sacco di roba, il dopo è tardi, cioè ci perdete poi un botto di tempo a riprendere tutte le cose in mano. Perché rischiamo di non riconoscere più? Che devi apritela una a una per riconoscere, diventa una tortura. Allora io adesso questa la chiamo incipit. Voi chiamatela come vi garba. La durata non ve ne preoccupate, nel momento in cui faremo l'editing di questa sequenza, allora andremo a definirne la durata. Si può regolare di qua, ma io ve lo sconsiglio, regolatela nel momento in cui ci siete dentro. Di nuovo potete inserire text e description, inserire lo sfondo e regolarne l'opacità. Cliccando con il tasto destro del mouse, io posso editare la sequenza, quindi ci entro dentro e avrò la mia timeline nella quale andrò a inserire i miei diversi media. Posso dirle, in questo caso c'è già, ma fossi su un'altra sequenza, di settarla come la prima sequenza in cui io entro. Fossi nella terza e dico no, è questo il vero incipit, mi sono sbagliata. Posso duplicarla, cancellarla, decidere la taglia in questo caso è la taglia di quello che io vedo sul mio storyboard, non ha nessuna incidenza questo parametro rispetto a quello che andrò a vedere nel momento in cui il progetto viene pubblicato. Me lo fa un po' più grande, un po' più piccola, small, large, stop. E il colore sembra una banalità, ma non lo è assolutamente. Io adesso ritorno su questo esempio banale, però io mi sono colorata, vedete ci sono la striscetta sopra, è colorata in maniera diversa rispetto al contenuto che io ci ho inserito. Sulla sinistra io in grigio ho messo tutti i tools di montaggio interattivo, sulla destra c'è la storia, poi ci sono delle parti che qua non abbiamo guardato, lì sotto c'è la tassonomia. Allora io dividendomele per colori, nel momento in cui questa roba avrà 2000 sequenze caricate sopra e io do di testa per trovare, io a colpo d'occhio riconosco il colore. Sembrano cose veramente banali, ma sono, ci si perde se non si guardano queste cose subito. Poi si possono sempre cambiare, però io questo colore lo metto rosso, così mi salta all'occhio che è l'inizio. A questo punto io posso editarla, posso o cliccando il destro dare edit, la prima cosa che vedete, oppure cliccarci sopra due volte.
Io però c'ho veramente un problema qua. Questo che cosa mi vuol dire? No. Scusate, devo risolvere questo problema perché... Edo, aiutami Sì, tu. prova con la duplicazione del monitor un attimo. Sai che forse Tieni. il monitor duplicato? Aspetta. Perché ho visto qua sopra. Riapri quello che avevi aperto prima, che diceva Ho cliccato duplicazione. qui, ma non so perché. Allora, Vai. disattiva la duplicazione monitor. Vai Clicco a. lì, Sì, disattiva. prova. Però non mi fa più vedere lì, Aspetta, io se sì. invece te la tu, Se volessi questo fare qua, lo devi spostare qua. E Ok. poi praticamente l'unica duplicazione. No, guarda, c'è la Sì, lì, ma io non lo vedo più qua. devi usarlo là se ti è possibile. Ah, è comodissimo. Non c'è mica problema. Guarda, Aiuto. aspetta, se ti siedi da quel lato si riesce meglio, secondo Sai che sclero però. Va bene. me. No, ma va O tu bene. ti vuoi sedere qua? Va benissimo così. No. Allora, no, no, ma sei sereno. L'importante è che ci vedo io e ci vedi tu. Allora, io posso dargli l'edit sia in questo modo, clicco destro, clicco edit, sia cliccandoci due volte sopra. Ho lo stesso problema di prima, però, sai, perché non ci vedo niente qua. Devo andare qua io. Spostalo un po' da destra, prendilo Dovrò dall'alto. girarlo tutte le volte, va bene. E qua sotto non ci vedo niente. Ma perché questi problemi tecnici qua? Effettivamente cambierà il modo lei lavora così. No, anche perché poi voi sclerate. No, 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 Allora, proviamo. più che altro. Scusate solo un attimo, perché sennò io provo, faccio dei Sì, come tentativi. no, empirici. Andando da un'altra parte. Secondo me innanzitutto devi disattivare la duplicazione del monitor lì, no? Vai qua. Aspetta, riprendi il monitor dall'altro lato. Disattiva la duplicazione del monitor. No, è Scusa, disattiva, attivala. attiva. Oh, adesso Come vedete, sulla destra continuo ad avere il titolo, che posso cambiare in qualsiasi momento, la durata e tutte le cose che abbiamo visto prima. Sulla sinistra io ho la Media Library, in cui per ora non ho ancora caricato nulla, che è composta da immagini, video, audio, video web. Allora, io adesso vado a prendere per inserire nella mia media library delle immagini o dei video. Io devo prendere dal mio hard disk un'immagine, si vede qua, sì, e la vado a buttare qua dentro. Rilascio e lui me l'ha caricata. Adesso è su client. Questa immagine, ora io ne ho preso quella che c'era lì. Cartelle, no, devi selezionare elemento, 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 elemento e buttarceli dentro. Però la multiselezione funziona, quindi tu entri nella tua cartella, gli dici seleziona tutto, butta tutto lì dentro. La cosa è, se sono centinaia di file, non metterli 100 insieme, perché qualche cosa viene fallito e poi devi andarti a recuperare cose fallite e cosa no. Mettine 10 per volta. Funziona senza problemi, però insomma. Allora, cliccando, scusate, su queste freccettine che ci sono, io qui ho solo questa roba qua, vedete? So che c'è una cartella all in cui mi farà, in cui dentro ci sono tutti i media disponibili. Cartella immagine, video, audio, eccetera. Cliccando su queste freccette io posso aprire e vedere l'anteprima delle cose. Adesso io ho un'immagine, ho l'anteprima delle cose caricate.
e cliccando su queste altre freccette io vedrò qui teoricamente, sì, l'immagine nelle sue dimensioni reali. Anche qui nominatela sempre, questa è B, lasciamo è B, però tante volte magari uno carica una schermata, allora caricando una schermata tu hai schermata 045P, poi te la devi andare a recuperare. Dal momento che qui io una volta che ho 2000 immagini, cliccando lì posso andare a ricercare l'immagine, se io do il nome appena caricata sicuramente mi elimino i minuti e minuti e minuti persi a andare a ricercare quell'immagine guardandola, ma clicco, ci pulicchio e quell'immagine mi viene fuori. A questo punto io questa immagine che ho preso l'ho caricata nella media library, ma non nella sequenza. Per andare a caricarla nella sequenza devo andarci sopra, cliccare e trascinarla, e la vado a trascinare nella zona della timeline dove c'è la macchina fotografica, che significa immagini e che significa video. In questa parte della timeline io vado a mettere le mie immagini fotografiche e i miei video. Una volta che l'ho messa, la vedo, è troppo grossa, io non la vedo tutta, io allora posso andare ad agire o direttamente qua dentro, oppure dando dei parametri in queste caselle per andare a ridefinire la dimensione e la posizione dell'immagine. La posizione secondo gli assi X e Y e la dimensione di altezza e larghezza. Io in genere preferisco farlo direttamente di qua, perché almeno non so a colpo d'occhio, non so tradurre quello che voglio che venga fuori con dei numeri immediatamente, e quindi me la ridimensiono e me la riposiziono da qua. Poi ognuno può fare quello che vuole. Comunque servono quelle cose nel momento in cui io voglio caricare più di un'immagine e voglio che, per esempio, siano tutte allineate sull'asse delle X, allora me la andrò a posizionare e ridimensionare più o meno. Poi però voglio dargli la stessa dimensione e la stessa posizione su un asse, vado a vedere qua, io ho scritto 2,75, la prossima immagine io saprò che devo dargli 2,75, quindi io per posizionarla a cavolo uso in genere ridimensionarla da qua dentro, però questa funzione qua è utilissima. Scusa, prego. Io ho messo l'immagine nella foto dal disco alla libreria. Mm-hmm. E poi come si fa per trascinarla sotto sulla timeline? Sulla fotografia. Se io la prendo la trascino, non me la mettila, sì, trascinala giù nella foto, forse vai, prova. È sempre bloccato. Va? No. Vedi? No, lì, qui. Voilà, lascia. Ok. Devi trascinarla esattamente su questa striscia qua, perché è un'immagine, e qui, non qui, sì, ma qui. Allora, io in che modo posso agire? Quindi ridimensionandola, posizionandola, determinandone la durata, ok? Posso farla durare un microsecondo, posso farla durare 5 minuti, come mi garba. E posso fare tutta una serie di altre cose. Prima tra tutte, darle una transizione. Clint di base per tutte le cose mi dà un fade in di un secondo, però io posso decidere che non ci sia nessun tipo di transizione, o posso decidere che sia in bar wipe, quindi quella roba che scrolla, e posso decidere la durata. Posso decidere se mi entra in una transizione che al posto che uno duri 5. Scusa, il bar wipe sarebbe? Il bar wipe è quelle robe che fanno ti si srotolano. Adesso poi la vediamo. Aspetta che la metto in bar wipe, così quando la visualizziamo posso decidere di dargli anche una transizione in uscita,
e quindi ridò bar wipe, ridò 5. Diamo delle cose a caso, eh? Non stiamo lavorando per fare una roba bella, ma per capire. Posso farci un'animazione? Allora, in questo purtroppo Clint si impalla un casino di volte, quindi non ve lo faccio perché se ci impalliamo di nuovo, però in sintesi io cliccando lì dentro posso decidere che questa immagine, mi gira la testa, che questa immagine inizi a sinistra, in alto, piccola, e allora la ridimensionerò sopra uno schermino che mi appare piccolina in alto a sinistra e che finisca gigante in basso a destra, e allora nel secondo schermo che mi appare faccio così. Grazie Edo. Non ve lo faccio vedere perché, e non vi consiglio di farlo almeno al momento, ma pian piano loro lavorano quotidianamente sui bug, per cui secondo me fra 15 giorni già è a posto. Ora non ve lo faccio vedere perché è meglio che no. E posso farci ancora tantissime altre cose. Io clicco là sopra su style, posso determinarne l'opacità, posso determinare lo sfondo e l'opacità dello sfondo, posso ruotarla, posso farci, adesso voi dite ma non stai facendo un cavolo di niente, tu clicchi clicchi, quella sempre lì rimane. Purtroppo questo è un altro limite, ma su cui pian piano stanno lavorando. Queste cose qua io le vedo solo quando vedo la preview, che è un casino, perché se io voglio mettere un bordo su un'immagine devo capirlo intuitivamente senza vederlo, che quel bordo non mi vada sull'altra immagine piuttosto che, però è una roba che risolveranno a breve. Io però per ora non vi metto niente perché detesto abbastanza queste cose. Ok, e posso, anche qui lo vedrò solo in preview, mettere o non mettere un'ombra. Lavorando sulla X e sulla Y posso dare il valore che voglio, decidere quanto è arrotondata e decidere di che colore è l'ombra. Action e link ed action le vediamo dopo. Allora, per il momento io ho lavorato, ho messo nella mia timeline questa immagine, decido che mi deve durare 10 secondi e poi voglio andarci a mettere però delle altre cose. Allora vado qua, facciamo così. Così ci abbiamo delle immagini pertinenti, e vado a prendere e spostare dentro la mia media library altre immagini. Vedete qua io l'ho lasciato schermata, devo visualizzarle tutte per capire che schermata è. Ho messo altre immagini, le prendo e le trascino, le prendo e le trascino, le prendo e le trascino. Ora io posso decidere, dopo averle nominate una ad una, queste sono già nominate, io posso decidere se metterne una di seguito all'altra, e quindi poi vi dico come fare, però avrò questo effetto. Scusate, non l'ho messo dall'inizio, pardon. Vedete che adesso nella preview abbiamo visto che si arrotola, e questo è il bar wipe, che in questo caso, visto che l'abbiamo ruotata, va così, se no in genere ovviamente va così. Prima ho un'immagine, adesso queste non le ho neanche ridimensionate, le ho buttate dentro giusto per farvi vedere.
lui ha un fade in e un fade out di base di un secondo e quindi me lo sta facendo e ce le ho messe tutte belle così. Ma supponiamo che io voglio che queste immagini vengano visualizzate contemporaneamente come tanti piccoli schermi. Allora dovrò andare su qua, sul più, e lui mi aggiunge una traccia video. E a questo punto io cliccando sopra posso spostare la mia immagine dove voglio. Clint vede gli oggetti messi nella parte alta della timeline come sopra a quelli messi nella parte bassa. In questo caso io ho l'immagine di Gaza Sderot posizionata qua sopra, l'immagine di Abby. Essendo molto grande, mi va a coprire Abby. Ok? Quindi se io voglio che un elemento sia sopra un altro, devo metterlo visivamente sulla timeline sopra l'altro. Io ora vado a ridimensionare questa immagine perché non la voglio così, voglio che si vedano entrambe le immagini. Qualsiasi dubbio, interrompetemi. E la metto qua. Di nuovo, non vado a lavorare sull'estetica, sono fanno schifo, non ci importa. Allora, come vedete, io spostando il cursore qua sopra vado a vedere le immagini che ho creato. Come vedete, qui ho due immagini e posso mettercene, clicco sul più, quante ne voglio. Non esiste un massimo di immagini caricabili o di tracce creabili. Su tutte queste posso agire, ora l'abbiamo già visto, non ve lo faccio rivedere, ma sul titolo, sulla trasparenza, sull'opacità, sul colore, sul bordo, vale per tutte. Sulla durata, sul tipo di transizione, eccetera. Se io voglio cancellare uno di queste tratte, sì, una di queste immagini, clicco col destro e gli dico delete. Posso copiarla e questa è una roba molto utile, copiare le immagini, non solo quando devi fare, più che le immagini, se devi fare la copia e avere la stessa dimensione, eccetera, e poi solo posizionarla è molto utile perché non devi ridimensionarlo ogni volta. È molto utile per i testi, anche quando il testo deve essere diverso, nella misura in cui copiandola mi mantiene quel formato particolare che io ho dato, quel colore particolare, quel font, quella posizione, quel colore. Per cui tante volte se io devo scrivere una cosa, un testo, ma diviso in tante tranche, perché man mano appare nella cosa che abbiamo visto prima, c'era prima, appariva HTML5, subito dopo appariva, che ne so, web base piuttosto che, allora in quel caso lì io ho sempre collato, copiato e incollato in modo tale che mi mantenesse il font, il colore, la posizione, eccetera. Posso duplicarla, che è come facessi copia e incolla, invece te la duplica direttamente, te la mette accanto all'immagine che hai. Pan and zoom sono le azioni, le animazioni che abbiamo visto sotto e quindi non vi clicco sopra. Per vedere che cosa ho fatto, io metto il mio cursore all'inizio e clicco, su Mac, Mela T, su, ma avete tutti i Mac? Per vedere la preview di quello che io ho creato, clicco Mela T e non avete tutti. Vado su Play. Vai su Basta Play. internet. No, Si vede quello che va su faccio. Google Chrome, ma offline. Questa è una grande cosa. Prima Clint dovevi per forza essere connesso a internet per visualizzare quello che avevi fatto. Adesso puoi non avere la connessione e lo vedi. E il vederlo non è legato alla pubblicazione del contenuto. Ok.
così come ho lavorato su queste cose, ovviamente posso inserire nella stessa barra dei video. Io me ne vado a prendere uno. A caso, ecco, guardate, tante volte succede. Io lo trascino qua, l'ho trascinato giusto, mannaggia me. Devo per trascinarlo, devo metterlo adesso per caso, ho fatto la cosa giusta volendola sbagliare. Devo trascinarlo nella traccia qua, in questa paletta video, perché se io provo a prendere un video e lo trascino e non mi rendo conto che però io ho selezionato audio, lui non me lo prende, dice ma perché non mi carica sto filmato, semplicemente perché lo sto trascinando nel posto sbagliato. Esattamente come per le immagini, io ci clicco sopra e lo sposto nella traccia in cui voglio. Adesso vado a cancellare, oh Gesù, questo è il pan and zoom. La traccia video dove sta? È la stessa delle immagini, laddove c'è la foto, l'immagine della fotografia, io metto immagini statiche e video. Sul video di nuovo posso agire, posso cambiargli il nome, agire sulla durata, e posso farlo sia di qua che, come avete visto prima, allungando o ridimensionando la mia traccia sulla timeline. Posso dirgli quando iniziare, posso dargli il volume, se io ho un video con l'audio posso decidere che abbia un volume alto o basso. Posso selezionare o deselezionare video controls e autoplay, che significa che se ce li ho selezionati, lui di default ce l'ha selezionati, io posso mettere in pausa, posso rimettere play, ma di base appena il mio cursore arriva nel momento di inizio di quella schermata, quella parte, quel video parte senza che l'internauta debba dare dei comandi. Posso di nuovo agire sulla posizione e sulla taglia e sulle transizioni, esattamente come per l'immagine. E come per l'immagine, opacità, sfondo, opacità dello sfondo, rotazione, border, shadow, eccetera. Uguale, uguale. Allora, ah scusate, c'è loop, ok, posso decidere che anche nel momento in cui la mia sequenza finisce, e il mio minutaggio, adesso andiamo a vederlo, della sequenza finisce, il video, così come potrò fare sull'audio, va davanti in loop. Quindi la sequenza è finita lì. Io voglio che duri 30 secondi e l'internauta è già al 31esimo secondo. Ma se io gli do loop, quello continua ad andare avanti. E qua, general, loop. Io consiglio di base, se non ci sono delle motivazioni fondamentali, di dare il loop sull'audio e mai sul video. Poi però magari ci sono delle motivazioni tali per. La stessa cosa posso farlo sull'audio. Quindi mi vado a cercare un audio, lo vado a trascinare qua dentro, apro qua, ne ho solo uno, me lo vado a gioia, grazie, me lo vado a rinominare, posso poi mettere i commenti, quelle robe lì se voglio mettermi delle parole chiave, lo prendo e lo trascino, se me la mostra, grazie, e lo trascino nella traccia audio. Allora, io qua su gas, scusate, su questo ho un volume che vado a togliere in modo tale che l'audio di questa mia visualizzazione sia questa Pankratov. Parentesi, c'entra niente col... Allora, tu vai su, clicca sulla traccia video che ti si evidenzi in giallo. General,
qua c'è volume, sincronizza, video controls, autoplay, loop. Un elemento della sequenza. Tutta la sequenza no, non la puoi mettere. Eravamo sull'audio. Non c'entra col corso, ma ve lo dico perché poi se volete fare delle cose sono quelle banalità necessarie per cui uno poi impazzisce. Voi li conoscete quei siti dove c'è la musica messa con Creative Commons e quindi tutta la puoi scaricare, puoi utilizzarla, ovviamente citando comunque la fonte, ma se dovete proiettare delle cose, eccetera, io questa roba qua dovendola far vedere ad altri e non avendo voglia di pagare un musicista apposta, c'è Jamendo e c'è uno in cui ci sono un sacco di effetti sonori che secondo me è uno spettacolo perché ne hai miliardi, dal treno a quello che clicca sulla tastiera eccetera, è SoundJay, Sound J A Y, e lì trovate tantissimi effetti gratuiti che per queste robe qua secondo me sono fondamentali. Ok, abbiamo detto l'audio. Anche per quello che riguarda l'audio io posso cliccare sul più e andare a inserire un'altra traccia sonora. Per esempio, se io ho qua sopra uno scorrere di fotografie, sotto voglio che questo scorrere di fotografie sia accompagnato da un audio sonoro che mi faccia da colonna sonora, e l'audio dell'intervista che ho fatto a Cipollino rispetto a quella. Allora io vado a cliccare sul più, aggiungo una pista audio, me lo vado a prendere, me lo trascino là. Per togliere delle tracce, perché magari c'è un certo momento della lavorazione in cui io metto, poi dico no, devo togliere, e a questo punto però io ho un sacco di tracce vuote che mi sballano un po' la visione, basta che io vada sulla traccia, clicco col destro e gli dico rimuovi la traccia. Quindi le tracce vuote io vi consiglio di... Poi c'è il testo. Il testo io non posso andarmelo a caricare, ovvero me lo posso caricare come immagine, me lo posso caricare come video, ma non è un elemento testuale. Per caricare un elemento testuale io vado sulla traccia, clicco il destro e gli dico aggiungi testo. Mi crea questa robina qua, che io posso decidere di far durare da 5 secondi a 5 minuti. Asterisco, le sequenze di Clint fatele durare poco. La cosa consigliata è che durino massimo 5 minuti, ma proprio massimo, se sono 3 è meglio, per due motivi. Uno, chi lo vede, noi possiamo visualizzarlo senza essere online, ma chi lo vede online. La connessione in Italia fa schifo. Se io per visualizzare una sequenza devo aspettare che quello me la carichi e ci impiega un minuto, io me ne sono andata da un'altra parte, io internauta. Allora fatele durare poco in modo tale che la durata del caricamento di quella sequenza non sia così elevata, in modo tale che insomma uno non deve sclerare, essere frustrato. In più, questo è un motivo tecnico, il motivo non tecnico ma più concettuale è: io sto facendo un montaggio interattivo. Se dentro un montaggio interattivo ci metto una sequenza di 10 minuti, che andassi a fare un montaggio lineare, nel senso che l'utente che vuole partecipare è frustrato lì 10 minuti a doversi ciucciare tutta sta cosa, anche perché voi calcolate che su Clint io non ho la possibilità di andare più avanti. Io vedo un video su YouTube, voglio vedere la fine, prendo il cursore e lo sposto verso la fine. Su Clint no. Bravo, Clint io dove inizio la finisco e non posso andare avanti o indietro, posso passare da una sequenza all'altra, ma all'interno della stessa sequenza io spettatore non posso farci niente. Dura 10 minuti, mi devo guardare 10 minuti. Ok. Anche sul testo, scusami se interrompo, posso aggiungere transizioni?
Sì. Adesso vediamo tutte le cose del testo. Allora, a me ha creato questa robina qua che io ho allungato e che vedete riportata qua. E mi dice Clint, perché è fatto veramente per la gente come me, di cliccare due volte sul testo, ok? A questo punto io seleziono questa cosa che c'è scritta e ci vado a scrivere quello che voglio, ok? E posso cambiare il carattere. Voi questo non ce l'avete? Ce l'avete. La dimensione, il colore, evidenziare, grassetto, corsivo, sottolineato, sbandierata a destra, a sinistra, eccetera, eccetera. Posso linkarlo. Gli do l'URL e gli clicco OK. Ora non lo linko da nessuna parte, però c'è la possibilità di... Poi sono un genio che non l'ho salvato e quindi devo rifare tutto. Lo linkiamo con Anzi, l'ho visto. Con la bandierina sarebbe... Allora, questa roba... Niente. Purtroppo questo programma qua è un'altra delle cose... Clint è un programma in evoluzione. In evoluione. Questo, non so come si chiama in linguaggio tecnico, ma questa roba qua è stato preso da un altro programma. Non è una roba di Clint, per cui ci sono dei comandi che interessano quell'altro programma e non Clint. Dimensione, diciamo un po' più grande, colore, questo, ok, e gli diciamo ok. Una volta creato il testo, io lo sposto dove voglio, ok, ci clicco sopra e me lo metto dove voglio. Mi conviene anche ridimensionare lo spazio, semplicemente perché se poi devo successivamente spostare altre immagini o cose, se questa roba è troppo grossa io rischio di cliccare su un'immagine e in realtà lui mi prende il testo, io sposto il testo che avevo appena posizionato e mi vengono i capelli dritti. Ok, e questo buongiorno lo facciamo arrivare a 10 secondi, prima non lo vedo, prima vedo solo le immagini. E posso di nuovo dirgli quando iniziare, la durata, posizione, taglia, transizione, bar wipe, 5. Melatti, vado a vedermi, play. Questo è il risultato spettacolare che abbiamo raggiunto. Ok. No, perché devo spostare il cursore qua. Rifo. Era meglio prima, è vero. Ok, questo è bar wipe sul testo. E qui invece c'era bar wipe sulle immagini. Voilà qua. Dunque, poi se volete, se abbiamo tempo e modo, entriamo nei dettagli. Tipo, io prima vi ho detto, nella versione Pro io posso andare a caricare dei caratteri che qua non ci sono. Come vedete qua, io ho una scelta abbastanza limitata di caratteri da utilizzare. Ma nella versione Pro, quindi voi... non lo potete fare, quindi non mi ci soffermerei, ma è giusto che voi lo sappiate. Io posso caricare i font che desidero. Ok, altre cose da vedere qua, ce n'è ancora mille, ma io con questo cursore, spostandolo, vedete che mi dà questa trasparenza sopra, io decido la durata della mia sequenza. Occhio a non fare questo,
a meno che non sia voluto. Il mio testo e il mio video arrivano fino a 53 secondi e mezzo. Io non vado a questo e metto il cursore qua. La mia sequenza terminerà su un nero e l'internauta vedrà un nero. Se non è proprio necessario per un qualche motivo, non fatelo mai, perché l'internauta è quello che non è al cinema, è davanti a uno schermo di un computer. Quindi io guardo e poi vado a farmi il caffè e poi torno e sono sul nero. È difficile che ci rientro. Fatelo terminare, cercate di porre l'attenzione sul fatto di farlo terminare sempre su una roba che mi invoglia. Sono tornata, mi sono fatto il caffè, non so neanche più cosa stavo facendo. Ah, guarda che bella questa, clicco. Se lo fate terminare sul nero, o è una roba volutissima per una qualche ragione, oppure dovete sempre considerare nel momento in cui fate queste cose che voi avete davanti una persona distratta che sta guardando questa cosa dal lavoro e quindi deve subito, mi rimpicciolisco perché devo far finta di lavorare, o la sera cazzeggia facendo altro, o voi avete una persona distratta, dovete sempre chiamarla dentro. Questa roba non ve la dovete, cioè per chi è abituato a lavorare sui video dovete pensare a un altro fruitore completamente diverso, che è un po' schizofrenico, che vi guarda mentre intanto sta cercando, che ne so, i tassi agevolati dei mutui, e mentre intanto sta parlando al telefono e sta guardando il suo profilo Facebook. Voi avete di fronte quella roba lì e quindi catturarla è veramente un'impresa. Quindi il nero anche no. Musica in loop sì, soprattutto se è una musica interessante, perché io mollo e intanto mi guardo i tassi agevolati, ma sotto c'ho tinti 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 tinti, e quindi ci torno su quella pagina lì, fosse anche solo per spegnerla. Ma magari se sono riuscito a mettere un'immagine che mi cattura, prima di spegnerlo ancora un click ce lo do. Ogni tanto faccio delle digressioni più sul contenuto che sulla tecnica, ma sono necessarie. Quindi abbiamo visto questa cosa qua. E voilà. Anche sul testo io posso aggiungere, ok? Tracce, aggiungere testi, togliere tracce. E voilà. Adesso non abbiamo visto tante cose, ma torniamo sullo storyboard. Tasto destro del mouse, aggiungi una nuova sequenza, ci clicco sopra, e vado a nominarla e la chiamiamo Bari. Questa gliel'avevo dato rossa, perché non me l'ha fatta più rossa? Grazie, salva. E la coloriamo di blu. Cliccandoci sopra me la metto dove voglio nel mio storyboard. Ma è creato un nuovo progetto adesso? No, una nuova sequenza. Come si fa a, diciamo, ad andare dalla sequenza vecchia di nuovo alla nuova? Adesso vi faccio vedere. Io già che sono qua ne creo più di uno di sequenza. La coloro, ne creo un'altra, la coloro, rinomino questa e scrivo Bari 1, rinomino questa e la chiamo Bari 2 per avere un sacco di fantasia, rinomino questa e la chiamo Bari 3. Qua, allora, sono su storyboard, ho cliccato su storyboard, clicco col destro e gli dico, c'ho solo questa opzione, voilà. Lui me la crea, così come me la crea cliccandoci sopra, io gli posso dire delete, non la voglio più. La rinomino, la colore, eccetera, eccetera. A questo punto io voglio che da questa sequenza qua
si passi, si crei un link tra questa sequenza e queste altre sequenze. Posso farlo così e ve lo sconsiglio, però posso farlo. E visto che ve lo sconsiglio, ci clicco, tasto destro, delete, tasto destro, delete. Ah, scusate, però vi faccio vedere questo, già che abbiamo fatto tasto destro. Tasto destro ho due possibilità, delete o set color. Anche per i link io posso decidere di che colore metterli. Anche questo è fondamentale, perché tante volte, se un web documentario è complesso, io ho dei link di entrata e di uscita. Allora, colorarli in modo diverso mi aiuta a capire a colpo d'occhio qual è il link di entrata e qual è il link di uscita. Così entro, lo lasciamo nero, no, mettiamolo rosso. Da qua vado qua. Allora, come vedete, non ci capisco più niente, quindi io clicco e posso fare questo visivamente. Ovviamente, di nuovo, nel momento in cui io lo vedo, no, non mi cambia niente, però cambia a me per visualizzare il mio storyboard in maniera... però io adesso, come vi dicevo, me le cancello, perché andiamo dentro la nostra sequenza, che non ho capito perché mi ha tolto il colore e mi ha tolto incipit. Io ce lo riscrivo. Je ne sais pas. Entro dentro incipit. Io voglio... Mannaggia Carmen. Qui lui mi ha creato dei link, perché io gliel'avevo creati, poi gliel'ho cancellati, ma lui dalla timeline non me li ha tolti. Questo è uno dei motivi per cui non fatelo di là, ma fatelo di qua, perché poi voi avete 8000 link, ma che in realtà non portano a niente. Voi li vedete qua, ma se ci cliccate sopra non portano a niente, perché li avete cancellati. Quindi dallo storyboard vi suggerisco di non mettere i link, perché ci sono ancora troppi bug da aggiustare. Allora, sorso d'acqua. Ma se accendiamo la luce, voi ci vedete malissimo. Possiamo provare. Perché sarà che è il dopo pranzo, ma... diventa una roba tremenda. Già queste cose tecniche dove un po' uno si scoccia. Ma, così va bene a voi. Ok, allora io voglio creare un link tra una sequenza e l'altra. Come faccio? Ho diversissime possibilità. Queste tracce qua, qui ho il testo, qui ho l'immagine sotto che non si vede, ho l'audio. Queste qui sono quelle dei link. Ma tu sei sulla prima sequenza. Io adesso sono tornata sulla prima, tornateci anche voi. Yes. Clicco tasto destro su una traccia del link. E gli posso dire aggiungi bottone, aggiungi iframe, aggiungi trasparenza. E adesso vediamo tutte le varie opzioni. Aggiungiamo un bottone. Come non mi esce? No, perché allora sei sopra un'immagine tu. Vai su una traccia vuota. No, 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 vai su una traccia vuota del link, questa roba qua. Ti è apparsa? Posso aprire Add Clicchiamo per il momento Add Button. Ok. Ci siete tutti? Clicchiamo Add Button come prima cosa. Aggiungi un bottone. Di nuovo, io posso farlo apparire quando voglio questo bottone, farlo finire quando voglio. Ovviamente, ricordiamoci sempre che se io voglio che questa sequenza finisca
e dopo io ho le opzioni, posso farlo iniziare quando voglio, ma devo farlo finire oltre questa linea qui, perché se io lo metto breve, quando l'internauta arriva a questo punto della visualizzazione, io col bottone non ce l'ho più e quindi l'internauta non va più da nessuna parte, rimane incogliato lì e non si muove più. Allora io lo metto che appaia da 5 secondi e a questo punto io ho creato questa cosa che non so che cos'è. Allora vado a lavorarci sopra. Label è quello che appare all'internauta quando va sopra quel bottone o comunque quello che visualizza. Adesso andiamo a vedere. Qui vedete in alto, non si vede niente, però c'è scritto, lo vedete sul vostro computer, c'è scritto button. Io invece voglio che si visualizzi, che ne so, guarda Bari, ok? Se non volessimo nulla, nessun testo, vuoto. Yes. Non capisco la posizione però di questo button. Aspetta. La posizione io lo prendo, me lo metto dove voglio. Ok. No. Allora, lui di default adesso mi mette che questa è una freccia a destra. Ma cliccando qua mi appare la tendina. Io posso dirgli che sia una freccia a sinistra, una freccia a destra, una freccia in alto, una freccia in basso o quanti bottoni? 9 stili di bottoni diversi. Cliccateci sopra, ve li andate a vedere. Nella versione Pro io posso costruire degli altri bottoni, dare degli altri sfondi, dare dei caratteri determinati, dare dei colori e soprattutto posso far sì, e in questo invece capita solo per alcuni che hanno deciso loro, che quando io internauta con il mio cursore vado sopra il bottone, questo cambia, si trasforma, il mio sfondo da bianco diventa nero e il mio testo da bianco diventa rosso, no, da nero diventa rosso, per dire, o cambia l'opacità, o cambia. Nella versione Pro io posso farci quello che voglio. Qui appunto, se guardate, ci sono alcune cose che sono abbastanza pietosi, però ci sono questi bottoni qua. Io adesso mi metto una freccia perché questi non li sopporto tanto. Ok, questo è il mio bottone che io vado a posizionare dove voglio. Ho deciso che sia una freccia, inizia qui, dura così. Posso decidere la taglia o anche no, posizione taglia. Posso decidere la transizione, sui bottoni in genere non è necessario. E finalmente vado sulla casella link. Cliccando sulla paletta, questa paletta, la voce link, lui mi dice vai dove? Adesso da nessuna parte sto andando. Se io aspetto internauta, clicco su quel bottone, me ne rimango lì, perché io qua ho go to none. Posso dirgli di andare in un'altra sequenza ed è quello che andiamo a fare. Al menu che avevate visto nella presentazione, c'era il menu con tutte le cose, alla mappa, o dargli un web link. Che potrebbe anche essere un suono, questo web link. Sì. Cioè, se gli metti il link del suono, sì. Consiglio, poi dipende sempre dalle cose, però di base, consiglio, mettete qua l'URL. Qui, nel 90% dei casi, mettetegli blank, in modo tale che la finestra si apra da un'altra parte. Perché se no lui se ne va da un'altra parte e poi è difficile, cioè è molto più difficile farti tornare là da dove sei partito. E invece in questo modo, mettendo blank, lui ti apre un'altra finestra e quindi tu, internauta, continui a essere lì. Blank che ti apre, letteralmente, sai che non lo so.
poi lo cerchiamo sul traduttore. E nel caso di inserzioni pubblicitarie, mettendo blank, questo fa sì che io comunque, anche se sono da un'altra parte, però io continuo a essere su quella pagina lì, i minuti continuano a passarmi sulla pagina di riferimento. Anche perché se invece io voglio far sì che, lo vediamo dopo, se invece io voglio far sì che si apra dentro la mia pagina quella cosa, mi conviene scrivere aggiungi iframe, qua dove abbiamo visto add button, ma lo guardiamo dopo, c'è add iframe. Cosa significa iframe? Lui mi andrà a creare qua dentro la mia visualizzazione un quadrato, una finestra che può essere grossa come tutto lo schermo, piuttosto che piccina, a destra, a sinistra, la faccio come vuole, che mi riporta la pagina del sito internet alla quale io ho richiamato la roba. Posso? Sì, servono solo in pochissimi casi, proprio pochi. E io preferisco quando mi si apre una pagina, anche perché creando un iframe, mettendo un iframe, la cosa che secondo me è molto frustrante è che però quella pagina internet tu la visualizzi e se c'è un video lo visualizzi, ma se tu clicchi non hai un'azione, cioè perché sei dentro il tuo progetto, non sei davvero dentro quella pagina e quindi allo spettatore di base c'è un play, viene da schiacciare play e invece in realtà non stai agendo su quella pagina internet, quindi che tu clicchi una cosa o l'altra non ti risponde e ti sembra che il computer si sia impallato. Quindi gli iframe sono da utilizzare veramente in pochissimi casi, possono essere utilizzati per dei video di YouTube che tanto vanno avanti, piuttosto che però. Torniamo al nostro bottone, noi abbiamo dato il label, al link, scusate. Adesso vi ho fatto vedere il web link, ma noi adesso selezioniamo sequenza e sarà la selezione che farete il più delle volte. E lui ti dice, va bene, vado alla sequenza, ma Gioia me lo dici? No, ma sei simpaticissima, arrivo, eh? Scusate se ho impallato qualcosa. Quando cliccate go to sequenza, voi sotto dà delle cose. Bravo, allora voi cliccate su quella cosa, non so perché si è impalato, cliccate su quella cosa e andate a selezionare una delle sequenze, io adesso intanto cerco di farlo rinascere, andate a cliccare su una delle sequenze. Adesso vi faccio, oh, ok. Scusate, io ho un problema di visualizzazione. Pure tu. Come quello tuo, il problema tuo, ma penso che è più, cioè questo è il bene. Ah guarda, no, ma quello è, aspetta, è semplice da risolvere. Perché andiamo qua, su questi trattini qui. Ah ok. Aspetta, ah, che scema, c'è il mouse qua tu. E faccio così, ok? Ecco, sì. Allora, nel caso in cui... anche voi abbiate poi lo stesso problema, cliccando su questi puntini qui mi vengono queste due freccine, io posso decidere la dimensione dello schermo e la dimensione della timeline. Se io ho tantissime tracce, spesso non le vedo le tracce sotto, se no facendo freccina freccina freccina, ma sclero se devo vedere che delle cose siano in corrispondenza tra loro, allora vado ad agire su questa roba qua, piuttosto che lo voglio vedere più grosso, lo tiro giù. Elena, scusa una domanda. Yes. Io vado in questa sequenza, posso creare un altro bottone, ok? Quest'altro bottone mi dirà vai a Catania, ok? Lo posiziono, sotto vai a Bari. Quindi quando io internauta arriverò qua, alla fine di questa sequenza avrò queste due opzioni, vai a Bari, vai a Catania e potrò scegliere cosa andare a vedere. Cerco di farvi l'ultima cosa fondamentale. Ma me lo siete perso il treno.
Ok, io adesso ho semplicemente aggiunto un altro bottone in modo tale da dire io arrivo in questa sequenza qua, ho un bottone che mi dice vai a Bari e un altro bottone che mi dice vai a Catania, ok? Sciocchezze giusto per. Lo vado a linkare alla sequenza e la mia sequenza è Bari 2, anche se è Catania, ce ne freghiamo. Ok, vi dico solo più questo, poi vi lascio un attimo respirare, perché questo è fondamentale. Dunque, in Clint esistono le sequenze e le sottosequenze. E voi dite che me ne importa a me? E io vi dico perché vi devo importare. Allora, cico cico bam. Torno sulla presentazione di stamattina per farvi capire. Questa è una sequenza. Guardate un attimo lo schermo. Pronto? Piovono computer. Non c'è connessione. Non c'è connessione. No, con loro. Pronto? Questa. Guardate lo schermo un attimo, quello lì. No. Questa è una sequenza. Ho messo un bottone che mi porta a un'altra sequenza. Ok, adesso mi dice installa Clint. Ho messo un bottone che mi porta a un'altra sequenza. Ok, e ho messo un bottone e questi sono degli altri link che mi portano a delle sottosequenze. Ve lo rifo. Questa è una sottosequenza. Che significa? Quando io ho un link che mi collega da una sequenza all'altra, significa che io esco da quella sequenza e vado alla successiva. Se io invece metto una sottosequenza, io non esco dalla sequenza da cui sono partita. Quella si mette in pausa. Io entro nella sottosequenza che mi andrà sopra la sequenza, nelle dimensioni e nel tempo in cui io voglio, che vuol dire che può coprire tutta la sequenza o apparire come un quadratino piccino picciò sopra la mia sequenza, ho la possibilità di chiudere con la crocettina la mia sottosequenza e ritorno esattamente nel punto della sequenza dove l'ho mollata. Se io ho un video, qua è uguale, c'è una scritta statica. Se io ho un video, questa cosa è fondamentale. Io sto guardando la tigre che si sta sbranando l'ippopotamo. Ho un bottone che mi dice informazioni sui carnivori. Io clicco, mi si apre, esempio, una cosa testuale in cui mi scrive che i carnivori sono fatti così e sono dei predatori cos'hai, biribicchio, biribacchio. Chiudo e la tigre continua a mangiarsi. Laddove si è interrotta con le fauci spalancate, riprende a mangiarsi quella roba lì. Questo è fondamentale. Vi chiedo ancora un minuto. Come si crea una sottosequenza? Una sottosequenza si crea o io sono sopra il mio bottone e gli dico overlay. Questa è la sottosequenza. Qua io seleziono, e questo lo dà di default e ha senso che rimanga sempre selezionato, metti in pausa il genitore, la sequenza genitore, nel senso significa metti in pausa la sequenza dalla quale sono partito. Puoi mettere, chiudi la sottosequenza laddove finisce, allora se è un testo non ha senso metterlo, se è un video puoi dire sì, appena finisce torni alla sequenza precedente. Metti o non metti il bottone di chiusura. Questo
che quella crocettina lì. Se metti una sottosequenza è meglio mettere, a meno che per te non sia necessario che l'internauta rimanga lì fino alla fine, e allora gli metti chiudi quando è finito e non mettere il bottone di chiusura, perché io voglio che lui rimanga lì. Ok. Posso fare la stessa operazione da qui. Io ho creato un legame, clicco il legame e qua sulla paletta destra vado a dirgli overlay. Quindi posso farlo sia nella modalità edit cliccando sul link, sia quando sono sullo storyboard cliccando sulla paletta overlay. Faccio vedere solo più questo, poi bon. Sempre su questa cosa dei link, io posso dirgli aggiungi iframe, lasciamolo stare un attimo, aggiungi shape, la trasparenza. Io voglio che cliccando qua sopra ci sia il mio curriculum. Ho un'immagine, ci vado a mettere il mio quadrato di trasparenza sopra. Magari gli dico di farmelo trasparente, perché sennò vedo il rosso e non vedo l'immagine. E l'internauta, passando di qua, vedrà apparire la manina, cliccando sopra mi apre la mia sottosequenza testuale in cui è inserito il mio curriculum. Ovviamente valgono tutte le cose viste per il bottone, quindi gli dico adesso vai alla sequenza che si chiama pipipipipipa. Posso determinare lunghezza, durata, dimensione, eccetera, eccetera. Quindi per creare un link io posso crearlo in sequenza o in sottosequenza, aggiungere bottone, aggiungere una trasparenza o sul testo aggiungere un link che vada fuori, oppure aggiungere un link che mi vada su un'altra sequenza. Ok, quindi io posso aggiungere un bottone, una trasparenza o un link sul testo o un link sull'immagine. Ok, ogni elemento può essere linkato e ci sono degli elementi che sono solo dei link. È chiara questa roba? Ce la vado in più. Allora, dicevo solo che ogni elemento, quindi ogni immagine e ogni testo, possono, cliccando sulla paletta, possono essere dei link a qualcosa d'altro. Qualsiasi cosa, o anche da una sequenza, puoi passare da una sequenza all'altra. E ci sono degli elementi che sono solo dei link. I bottoni non sono altro che link. Se l'immagine è immagine e link, i bottoni sono link. Le trasparenze sono dei link. Pausa? Sì. Ce la fate più? 8 caffè doppi? Poi ce la fate...